Ma buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Come andiamo? Spero che abbiate festeggiato a dovere ieri. Infatti sono partito oggi nella diretta con questa immagine, questo tweet preso da Bloomberg, no? Di un po' di tempo fa, dove shillavano la vittoria dell'Inghilterra secondo i loro evolutissimi modelli probabilistici, statistici, super mega complessi, e ovviamente hanno fallato clamorosamente i buoni vecchi Goldman Sachs. E che dire, no, questo a parte per dire Forza Italia e grande vittoria super meritata, ma non voglio parlare di calcio, altrimenti poi mi faccio prendere dall'euforia. Volevo semplicemente utilizzare questa cosa per dire un qualcosa di attinente più al mondo economico-finanziario, ovvero a me fanno un po' ridere ogni tanto quando gli analisti si mettono a usare modelli complicatissimi con chissà quali dati per andare a cercare di predire i risultati anche di asset finanziari. Ovviamente quello della partita di calcio è una provocazione che sto buttando lì, ma pensate, hanno voluto provare pure a predire i risultati di una partita di calcio, ma cioè, non sono predicibili per natura, secondo me, tant'è che poi falliscono in maniera puntuale, cioè non c'è una volta, magari ci beccano ogni tanto e credono di avere in mano chissà quale conoscenza. Quindi ecco, io non sono tanto pro questi super modelli di analisi fondamentale perché i risultati parlano da sé. Comunque, non volevo neanche concentrarmi troppo su questo perché un po' di cose da dire oggi ce le ho per voi, soprattutto qualche parola su terra, visto che mi avete bombardato di domande: dove si farma, come è meglio farmare, come comportarsi, combinazioni, no? Tra Anchor, Mirror, UST, se mettere in bonding l'una oppure no. Insomma, andiamo a vedere un po' di cose di questo tipo. E poi, sempre inerente al mondo terra, ci sono due news interessanti, una su Nebula e una su Astroport, che sarà un Uniswap nel mondo Terra, in sostanza. Si stanno muovendo veramente tante cose. E poi niente, andiamo a vedere un po' come al solito i grafici, cosa sta succedendo. Oggi è una situazione un po' delicata, perché Bitcoin purtroppo sta continuando a fare minimi decrescenti e ogni qualvolta, massimi scusate, decrescenti, e ogni qualvolta vedete segna uno di questi massimi, la candela successiva, pam, è una bella stangata. Il che mi fa dire, caspita, qua se continuiamo così, purtroppo, tutta quell'ipotesi di accumulazione, sì, magari rimane un'accumulazione, perché se noi andiamo sempre a vedere il time frame settimanale, notiamo queste belle shadow che sono molto succose dal punto di vista proprio in un'ottica, ecco, di volumi mossi. Fanno vedere che il prezzo è arrivato lì ed è stato assorbito, quindi è stato comprato svariate volte. Però questo chiaramente non vuol dire che adesso per forza di cose andiamo a risalire, andiamo a fare un'altra leg up, riparte il mercato. Potrebbe anche tranquillamente accadere che continuiamo a ribasso, ma qualcuno nel frattempo ha accumulato, poi magari continuerà ad accumulare più in basso. Insomma, sappiamo bene che nessuno ha la sfera di cristallo e nessuno è in grado di dire dove sarà l'esatto bottom. Quindi a me adesso preme una sola cosa, cioè fare molta attenzione a questi costrutti che si stanno formando sul breve, che sono costrutti appunto di attacco sempre alla liquidità qua sotto, ma purtroppo partendo da una situazione sempre più debole, una situazione di lower highs sul breve con formazione del high e poi candela spesso engulfing bearish o comunque candela fortemente ribassista e anche abbastanza direzionale. Un ripetersi di questa cosa con l'area di top, tra l'altro, guardate dov'è, proprio qua, dove si era formato il pool di liquidità in offerta e l'inizio, vedete, cioè l'inizio, il top, la zona di massimo dell'ultima candela di dump, quella famosa di cui parlavamo, ne parliamo ormai da tempo, anche perché la situazione grafica, la struttura grafica è sempre questa. Ci sono delle dinamiche interne, come vi dicevo, un po' di debolezza e quindi c'è un po' il rischio che se arriva un'ondata, ecco, di offerta un po' più cattiva del solito, potrebbe esserci della gran turbolenza e quindi attenzione, stiamo un po' a vedere.
Più avanti, verso la fine del nostro live, andremo a esaminare in maniera più dettagliata e approfondita i grafici, magari anche confrontando diversi time frames. Oggi è lunedì, andiamo a vedere la chiusura del settimanale, andiamo un po' a vedere certe dinamiche sia sui derivati che sullo spot, che è un altro, secondo me, un'altra buona abitudine. E poi, come al solito, risponderò alle vostre domande. Mi raccomando, siate belli carichi, non fatemi domande troppo difficili, perché stanotte non ho dormito tantissimo proprio per i festeggiamenti di ieri sera, ero veramente gasato. Comunque, iniziamo subito dalle pillole, notizie e aggiornamenti. Allora, vi ho trovato questo nuovo bridge, che in sostanza altro non è che un modo per passare da un network all'altro. Ho detto, bene, è il bridge definitivo, bellissimo, comodissimo, ma purtroppo manca la BSC, mannaggia. È soltanto circoscritto al mondo Ethereum e i suoi layer 2. È molto comodo per palleggiare da Polygon a Ethereum a xDAI, se qualcuno di voi usa, non so, Perpetual Protocol o altre piattaforme su xDAI. È veramente comodo, però purtroppo, ripeto, manca la BSC. Per il momento si può mandare solo USDC, ma poi aumenteranno le coin a disposizione. Poi, allora, altra cosa, adesso apriamo la parentesi Terra, Luna, Anchor, Mirror e Satellite. Allora, mi avete chiesto in tanti qual è il miglior percorso in sostanza per farmare su Terra. Se era meglio andare a fare il giro, aspettate che vado ad aprirmi Anchor, tac. Se era meglio andare a fare il giro passando da Luna, cioè Luna, collateralizzare Luna, prendere in prestito UST, perché come sapete c'è un APR abbastanza succoso per i prestiti, e utilizzare gli UST per aprire short farm e long farm su Mirror, oppure se conveniva direttamente andare a utilizzare gli UST, cioè comprare UST banalmente, e oppure cambiarli da Luna, cioè non prenderli in prestito su Anchor in sostanza, per darli o in liquidità su Anchor oppure per utilizzarli per farmare ad esempio su Mirror. La risposta è dipende. Allora, le prime domande che bisogna farsi è, innanzitutto, io voglio essere long Luna, cioè voglio avere un'esposizione a Luna? Se la risposta è sì, chiaramente ce n'è uno di modo, ovvero detenere Luna e quindi magari collateralizzarlo su Anchor per poi avere il borrow APR sul collaterale che prendo in prestito, gli UST che poi vado a prendere in prestito li posso utilizzare su Mirror per fare una di quelle strategie di long più short farming. E quindi qua, attenzione, sono esposto a Luna, rischio liquidazione se Luna mi dumpa in maniera cattiva, e se Luna invece dumpa in maniera non cattiva, non abbastanza cattiva da liquidarmi, comunque io vado a realizzare una perdita sul mio collaterale, perché è sempre lì. C'è un vantaggio sull'essere long Luna, al di là del semplice detenerlo, che quindi se aumenta di prezzo godo, perché chiaramente io sto guadagnando. Gli airdrop, li avevamo accennati, e quasi quasi vale la pena andare ad approfondire qualcosina riguardo al tema degli airdrop, il come funziona. Allora, io vi condividerei questo link di SmartStake, che è uno dei validatori di Terra, uno a caso, non c'ho nessun tipo di affiliazione né niente, io l'ho trovato perché c'è questo pannello che fa vedere gli airdrop, il mio scopo era questo. In sostanza qui vi fa vedere quelli che al momento sono attivi di airdrop. Nel video su Luna, se vi ricordate, vi ho accennato al fatto che se si mettono in stake i Luna, alla fine si ogni tot si ottengono i vari airdrop. Al momento di attivi ce n'è tre, Mirror e Anchor chiaramente, e questo Pylon Protocol. Ce ne sono ancora 24 di Mirror, 89 di Anchor, adesso me li espande tutti, non volevo, e 102, questo è più nuovo, di Pylon Protocol. Sono settimanali come distribuzione e come vedete qua c'è una stima dell'APR. Ovviamente i Luna che si mettono in stake non sono bondabili, cioè non sono collateralizzabili su Anchor, quindi attenzione, questa è un'altra cosa ancora a parte.
da calcolare, da valutare, cioè a me interessano gli airdrop o preferisco utilizzare Luna per aver collaterale, perché chiaramente se io voglio impegnare quell'Luna come collaterale non prendo gli airdrop, se lo metto in stake non ce l'ho come collaterale, c'è un po' questo bivio. Quindi in sostanza, se voglio sia gli UST che i Luna in stake, io devo metterli in stake e poi o acquistare direttamente UST o usare altri Luna, se voglio essere ancora più long Luna, per andare a prendere in prestito su Anchor degli UST. In entrambi i casi, allora, da un punto di vista di rendita, chiaramente se io vado a bondare i Luna avrò meno liquidità presa in prestito, perché c'è un loan to value abbastanza alto. E quindi se il vostro scopo è soltanto massimizzare l'APR, non conviene bondare Luna, conviene acquistare direttamente UST oppure cambiare da Luna creando gli UST da Terra Station e poi con gli UST ci si fa un po' quello che si vuole. Il che può essere, allora, aspettate un secondo, che poi vi volevo dire anche dei prossimi airdrop in arrivo, perché Nebula dovrebbe iniziare tra non molto e quindi valeva la pena spenderci due parole. Allora, su Mirror noi avevamo già fatto tutte le ipotesi possibili, no, in sostanza, delle strategie di farm, e in primis, cioè quella che io preferisco personalmente è di farmare ambo i lati, cioè long farm e short farm. Chiaramente cosa succede? Che ci vuole un capitale doppio da una parte e doppio dall'altra, perché il long farm, ve la faccio veloce, perché ho spiegato già tutto nel video su Luna, non voglio passare tutta la live a parlare di questo. Però, guardate, guarda caso Goldman Sachs lo shortano tutti dopo la sua sparata sull'Italia. E no, scherzi a parte, come funziona? Long farm, in sostanza do la stock e lo UST in un pool di liquidità in maniera 50-50. Lo short farm vado a prendere in prestito lo stock ma sovracollateralizzando, quindi ci vuole più capitale nello short, più capitale nel long, e quindi più o meno è 4 volte tanto. E quindi questa è una delle soluzioni, però l'APR è massimizzato, altrimenti si può acquistare lo stock e fare lo short farm come copertura, siamo in pari e ho l'APR soltanto lato short. Queste sono un po' le combinazioni, poi i MIR che ottengo li posso andare a mettere in staking qua sopra per altro APR, e quindi si va a creare, avevo simulato l'APR complessivo, stava tra il 50 e il 60%. Ed è neutrale al mercato, quindi niente male. Per chi invece non ha voglia di farsi tutte ste paranoie, compri UST, li metti su Anchor e hai finito lì. Hai il tuo, non è l'80 ovviamente, è questo, il tuo 20% circa, 19,57 al momento, con un costo veramente basso da un punto di vista dello sforzo. Anchor Protocol è proprio pensato per essere un deposita e dimentica. E poi, ecco, qualcuno mi chiedeva dell'assicurazione, l'altra domanda che mi avete fatto. Su Nexus Mutual, se guardate, allora, get a quote, in sostanza ci si può assicurare la posizione su Anchor. Cosa vuol dire? Nexus Mutual in sostanza è una piattaforma DeFi che ti assicura da hack e rug pull, quindi scam, delle piattaforme DeFi e CeFi. Non so se avete già visto un po' come funziona. E praticamente, vedete, voi potete andarvi a scegliere la piattaforma in questione, che so anche FTX per dire, c'è un costo del 2,60% l'anno. Voi comprate la copertura assicurativa per un anno su un tot di capitale che decidete voi, pagate il 2,60% e se succede qualcosa voi siete coperti, ok? Quindi rischio zero. E c'è anche su Anchor, vedete, è stata inserita da non molto con un costo del 2,60% l'anno. Quindi si va a farmare il 19,6%, si spende il 2,60% l'anno e si è coperti dai rischi hack o smart contract o scam o tutto quello che è. Attenzione, perché questo ci tenevo a dirvelo, l'assicurazione di Nexus Mutual non copre l'eventuale depeg di UST.
copre il rischio smart contract, ma se UST perde il peg non si può chiedere il risarcimento a Nexus Mutual. Questo secondo me è importante da capire. Comunque niente, questo giusto per la parentesi farming su Luna, che su Terra, che secondo me al momento è una delle migliori opportunità in assoluto. Per questo sto ancora rompendo le scatole, perché veramente sforzo zero, rendimento veramente valido, non c'è motivo di chiuderci gli occhi. Cioè, si parla anche di una piattaforma a basso rischio, recentemente ha fatto una partnership con Harmony, che me l'avete segnalato voi, e adesso vedo che sta collaborando con tante chain proprio perché vuole essere il più interoperabile possibile per avere più collaterali poi da mettere come sottostante su Anchor, per estendere ovviamente quello che è il suo mondo DeFi. A tal proposito, dunque, aspettate, perché su Define è stato rinnovato, ve lo mostro perché è un bel APY anche questo, è stato rinnovato, eccolo qua, Popular Farms, il pool USDT-UST con un APR del 62%, non è affatto male. Vi ricordo che qui l'APR è pagato in token Define, che si possono prelevare in parte alla fine di questi 12 giorni, quindi adesso vale ancora per 12 giorni, ma poi mi aspetto che lo rinnovino di nuovo, e poi da lì in poi ogni due mesi un 25%, ok? Quindi c'è una componente temporale di lock. Un pelino più complicato del semplice depositare su Anchor, che dà gli interessi in UST diretti, quindi veramente zero sforzo, mentre qua c'è un rendimento chiaramente più alto, ma in Define, che quindi poi vanno dampati al momento giusto e così via e così via. Poi ultima cosa, vabbè, Astroport ve l'ho già accennato, cos'altro vi volevo dire? Ah sì, di Nebula. Allora, Nebula, aspettate, eccolo qua, Neb Airdrop. Allora, vediamo se lo ritrovo, eccolo qua. Ci sarà l'airdrop su Nebula, che però non ho ancora capito la data, se qualcuno l'ha trovata me lo faccia sapere, e sostanzialmente anche qui gli staker di Luna riceveranno anche il token NEB, era quello degli ETF dinamici, ne abbiamo parlato nel video su Luna, e per incentivare la decentralizzazione del network Luna, che come sapete, del network Terra, che come sapete ha i suoi validatori, è la classica struttura Cosmos per capirci, incentiva a utilizzare i validatori fuori dalla top 5, ok? Per evitare di accentrare proprio troppo potere, troppe deleghe a quei validatori lì. E quindi per avere più token airdroppati si può, cioè conviene andare a delegare agli altri, ok? Attenzione, perché alcuni ho visto che hanno fatto una cosa non carinissima, cioè di alzare leggermente le fee di... Sapete che quando si va a delegare si prendono una fee, i validatori, quindi fate attenzione alle fee perché a volte le cambiano. Quindi questa era l'ultima cosa, adesso parliamo anche di Rabbit Finance, che me l'avete chiesto l'ultima volta e io ho fatto i compiti a casa, da bravo. Allora, Rabbit Finance non mi ha fatto proprio sto effetto wow, perché sostanzialmente è il classico farming a leva, classico ormai perché c'è Alfa Omora che ha spalancato i portoni a questa cosa, poi è arrivato Alpaca Finance e adesso c'è pure Rabbit. Allora, il funzionamento è quello che va a prendere i vari pool, i vari farm da PancakeSwap, MDEX e altri DEX. No, per ora solo PancakeSwap e MDEX, però ho visto che nei piani futuri ci sono anche altri DEX, soprattutto su Binance Smart Chain e Huobi EcoChain, proprio perché c'è dentro MDEX, e sostanzialmente va a prendere un prestito, va a contrarre un debito in modo che tu abbia più liquidità per farmare lì sopra. Classico funzionamento, esattamente come Alpaca. Io non sono un fan del farming in leva per niente. Perché? Perché è soggetto a più rischi, rischio di liquidazione. È vero che qua ci sono ad esempio i pool di stablecoin e uno dice, beh, io farmo 9 per i massimali, che rischio vuoi che ci sia? Non si sa mai, perché c'è la volta che c'è una fluttuazione, cioè se io farmo in leva 9 per, io vado a contrarre una debt ratio dell'88%, che è veramente alta, per un APY del, se vado a prendere il prestito in BUSD, del 26%, cioè
non ne vale la pena. Il rischio è notevole perché io sto contraendo un prestito, devo stare attento ai tassi che variano, i tassi di interesse del prestito che contraggo e quant'altro. Cioè, paragonate stupidamente questa cosa qua con il deposito su Anchor al 20%. Cioè, io qua devo stare attento alla liquidazione, ai tassi, a una roba e l'altra. La deposito e dimentico, ok? Quindi, secondo me, non vale la pena. Mentre più interessante potrebbe essere il Vault, che invece sono i depositi, no? Dove vado appunto a dare liquidità alla piattaforma per chi va a prendere poi i prestiti. È una sorta di Iron Bank, no? Se vi ricordate i vecchi protocolli. Tuttavia gli APY non è che siano da gridare al miracolo. Sì, è vero, USDT al 19% non è malaccio, però è un utilizzo del 37%, quindi io penso che non durerà granché questo APY. BTCB al 7,55%, non male neanche questo. Quindi, sinceramente, i Vault può valerne la pena, però mi aspetto che questi APY non dureranno a lungo, perché quando si va a creare più liquidità, io mi immagino che appunto andranno a diminuire molto in fretta e si appianeranno bene o male. Io mi aspetto più o meno a quelli di Alpaca, perché alla fine l'offerta è la medesima, e però i rischi qua tutto sommato sono contenuti, perché comunque si tratta di smart contract auditati con dietro degli investitori anche abbastanza, cioè non sono quei grossi venture capital, però quando ci sono dei venture capital è più difficile che ci siano dei rug pull, che ci siano degli scam, quantomeno. E quindi, ripeto, Vault per me ci può stare, col discorso di occhio agli APY perché mi aspetto un decremento, mentre il farm in leva per me è no, sinceramente. Poi c'è il Garden, che sono quelle nuove coin esotiche da cui chiaramente io sto lontano, anni luce, APY del 5000%. Allora, bene, questo è quanto in realtà, non volevo dirvi altro, avevo una mezza idea di parlarvi un po' della correlazione tra Bitcoin e asset tradizionali, ma no, magari un'altra volta, perché altrimenti parlo solo io e vi annoio a morte. Allora, teniamo l'occhio sul grafico di BTC dietro in background, così vediamo se ci spariamo il dampozzo in diretta e torniamo da voi. Avanti, fatevi avanti. Ah no, ce n'è un'altra di notizie, ragazzi. Domani si riuniscono gli Avengers, i Crypto Avengers, alle 9:30 sul canale degli amici di CoinSquare. Mi raccomando, non mancate, perché tanto domani ve lo scillo in continuazione. Quindi non potrete mancare neanche se lo volete. Allora, eccomi qua. Ah, ecco, lo sapevo, qua c'è si parla ancora di Iron, immaginavo, perché oggi hanno lanciato il nuovo Iron Finance, di cui, aspettate, guardate, vi faccio già vedere il livello di follia. Io non ho intenzione chiaramente di toccarlo, perché ci sono dei rischi veramente estremi, cioè in confronto il rischio del vecchio Iron Finance è basso, perché comunque è cambiato un po' la cosa, nel senso adesso ci sono i farm con le tre stablecoin, cioè DAI, USDT e USDC, e si va a farmare ICE, che è questa loro nuova coin, che al momento vale $25, e basta, quindi non c'è la stablecoin algoritmica per il momento. Tuttavia si tratta di un Vault ancora non auditato, ok, con un APY cosmico. Adesso qua non so perché non si vede, probabilmente si vergognano a farlo vedere, talmente alto, o Etro non ci sta nello schermo a dire ah no, perché non sono connesso, non era quello, devo collegarmi a Polygon, preparatevi. Dunque, tac, eccoci. E abbiamo un APY del 1052%, un APY milionario, quindi veramente incredibile. E pertanto, nonostante c'è già $1 miliardo, io non lo so, la gente veramente è degenerata, e i rischi sono elevati, perché in questo caso c'è il potenziale rischio di rug pull, di bug. Non è auditato, ok? È uno smart contract non auditato, che arriva da Iron, che hanno un passato diciamo un po' turbolento, quindi io che sono uno anche che ogni tanto fa queste gamblate qui, ne sto fuori. Altrimenti ho visto che c'è addirittura, se uno vuole strafare alla grande, era su, non mi ricordo se Polyfish, no, com'è che si chiama, porco cane, mi sfugge, Polyfish,
No, non c'entra una mazza. Vabbè, niente, era... Dunque, adesso poi lo vado a prendere, me l'ero segnato. C'è l'autocompound addirittura con... C'è scritto APY Infinity Percent, una roba pazzesca. Poi c'è il piano di compensazione, ho visto che hanno allocato una parte del loro token al fine di ripagare teoricamente chi ci ha perso qualcosa perché holdava Titan, ma non lo so, non sono troppo fiducioso, ecco. Allora. Conosci un indicatore che mostra la dominance di Ethereum versus altcoin? Allora, ETH dominance, se non ricordo male, io l'avevo vista da qualche parte. Tutto, vediamo se c'è. Allora, market cap dominance, eccola qua. La dominance di Ethereum. Però è rispetto al mercato nel complesso, ok? E alla fine è quasi sovrapponibile ad Ethereum Bitcoin, perché di fatto se ci pensate, cioè Ethereum cuba un 20% di dominance, Bitcoin adesso cos'è? 60? No, quant'è che è? No, 46, che 60? Mamma mia, è crollata, vabbè, sono fuori dal mondo ragazzi, abbiate pazienza. E quindi 46 più 20, 66 e poi ci sono le altcoin che bene o male seguono un po' Ethereum, cioè se ci fate caso, guardate questo grafico comunque e adesso guardate ETH BTC, è identico, ok? Non aggiunge nulla, quindi secondo me non c'è motivo di andare a complicarsi la vita a trovare anche quel grafico lì e a considerarlo. Ciao Luke, supponiamo di avere 4 pack in corso, iniziati in date diverse e che arriveranno a regime con tempistiche differenti. Ok, complicazione massima. La domanda è questa: ribilanciare durante il loro ciclo di accumulo o al termine di ognuno di essi? Quali pro e quali contro nei due differenti approcci? Allora, sono tutti in corso, iniziati in date diverse e a regime in date diverse. Secondo me, io fino al te io di solito mi comporto così, di piani di accumulo ne faccio uno alla volta, tendenzialmente, o se ne faccio più di uno lo equidistribuisco, cioè supponiamo di, vi faccio il mio caso reale di adesso, no? Piano d'accumulo sul DeFi Pulse Index. Cosa faccio? Allora, io vado a ribilanciare. E poi il flusso di liquidità in ingresso mensile, cioè il flusso periodico, no, per andare a investire il mio capitale, la mia liquidità in eccesso, la vado a concentrare tutta praticamente all'interno di DPI, a meno di non sforare chiaramente il mio entry, previsto per quella mensilità. Io ho un'ipotesi di 24 entry come piano d'accumulo da fare in 2 anni. Ho un obiettivo, un target di portafoglio del 2%, quindi prendo il 2%, lo divido per 24 e quella è la stima, chiaramente a meno di fluttuazioni importanti, dell'ingresso mensile su DPI. Capitale in ingresso mensile è maggiore o minore della prevista su DPI? Se è maggiore, metto prima su DPI e il resto poi lo spargo, oppure lo vado a dare all'asset che dovrei ribilanciare di più in acquisto. Così poi faccio meno ribilanciamenti. Se invece quella quota che dovrei versare su DPI è invece minore, rispetto, no, scusate, è almeno pari, ecco, al totale del capitale o maggiore, allora la vado a buttare tutta lì all'interno e concentro il pack esclusivamente lì. Se oltre a DPI avessi FTT anche per dire, allora metto metà e metà della mia quota mensile su questi due e faccio lo stesso ragionamento, cioè maggiore o minore, in un caso se raggiungo l'hard cap, chiamiamolo, della mensilità, il resto lo distribuisco altrove o altrimenti tengo tutto lì, però gli do la precedenza assoluta. Poi, sarei interessato a ottenere qualche rendita passiva dal mining. Esistono opportunità interessanti di crypto mining? Sì, di liquidity mining adesso secondo me sono le opportunità più interessanti perché il mining, a parte che è pieno di scam, quindi stai alla larga da tutti coloro che ti promettono che tu puoi minare senza minare, insomma, cloud mining, affitto di potere, robe del genere, stacci lontano perché scam, 9 su 10 è scam. E se vuoi minare, cioè,
Sì, si può fare, però non è una cosa che improvvisi, ok? Il miner amatoriale che attacca alla spina della cameretta il macchinario, secondo me non è che abbia più tanta prospettiva, ecco. C'è di molto meglio, esempio il liquidity mining, yield farming e le opportunità date dalle blockchain un po' più nuove, come gli staking eventualmente, eccetera. Insomma, sicuramente più alla portata di tutti. Poi, guarda un po' Kawakami Finance. Chi ha quella di Persona 5? Kawakami Finance, oggi più 961%. Mi rifiuto di guardarlo, dai. Mi rifiuto. Allora, poi, dove siamo? Holo, come la vedi? Ho una bassa percentuale nel mio portafoglio. Lo consideri un progetto con un senso o shit? Allora, no, shit no, perché non è una shitcoin. Cioè, non puoi paragonarla, ad esempio, con le meme coin, ecco. Quindi c'è un progetto dietro, una blockchain e quant'altro. E quindi non è una shitcoin, sicuramente è un'altcoin ad alto rischio, quindi dalla parte high risk. E giustamente tu hai detto che hai una bassa percentuale, quindi se hai fatto le tue considerazioni e ci hai investito perché ci credi, ci può stare assolutamente. Cosa ne pensi di Baby Dogecoin? Ecco, invece questa è assolutamente una shitcoin, di quelle del tipo, cioè o vuoi buttare via dei soldi a fare una scommessa stile gratta e vinci, o altrimenti stacci alla larga perché il suo valore intrinseco è pari a zero, mi raccomando. Ok, ma l'Inghilterra è comunque andata in finale, fuochino, no? Sì, però insomma l'hanno un po' rivisto più varana. Per me è un no, per me è un no. Cioè dai, è facile dire così. Ciao da Mykonos, neppure in vacanza mi perdo una live. Grande Luca, mamma mia, beato te. Com'è la situazione lì a proposito? Perché anch'io volevo fare una capata in Grecia quest'estate, ma non ho ben capito com'è la situazione Covid, se ci si può muovere, se ci sono coprifuochi, rotture di scatole. Non lo so, non lo so. Beato te comunque, quella è una cosa sicura. Stai meglio di me a Piacenza. Che bella la dominance in uptrend. Tempo 2-4 mesi avrà senso prendere posizioni in alt. Guarda, sono assolutamente d'accordo perché, guarda, col fatto che la dominance al momento sembra in uptrend, perché non è ancora un uptrend ben deciso, è una situazione di consolidamento, di lateralità, è adirezionale al momento. Però, se dovesse fare un uptrend come si deve, quindi questo è un downtrend. Un uptrend sarebbe questo, specchiato per esempio. Allora, caspita, lì molto bene perché noi stiamo ben fuori, ben lontani dalle alt, e poi dopo che si sgonfiano ci si ritorna dentro. È così, le alt funzionano così. Io l'ho imparato nel 2017, quando ho voluto prendere posizioni di lungo termine in altcoin, mi sono sparato uno e due cicli. In questo ciclo ho guadagnato un sacco, in questo ho perso un sacco. E alla fine, come controvalore in BTC, bene o male, sono ritornato al punto di partenza. Lezione imparata. È vero, anche a me ha tolto gli anchor. Che cosa? Dove? Ah, una domandozza. Perché se uso come collaterale AUST su Mirror mi toglie gli UST da Earn su Anchor? Allora, non è che te li togli in realtà, cioè tu non li vedi più lì, però chiaramente ce li hai. Li hai collateralizzati, quindi sono su Mirror e quindi, ripeto, non li vedi più su Anchor, ce li hai all'interno dello smart contract di Mirror. Una volta che tu poi vai a chiudere il borrow, quindi ti riprendi i tuoi AUST, sono esattamente gli stessi di prima e quindi compreso l'accumulo di interesse, perché il fatto che tu hai IUST è incluso il fatto che è una coin che si apprezza con quel tasso di interesse previsto da Anchor, quindi non temere, sono sempre lì dove si trovano. Per quanto riguarda Mirror, ho visto che c'è una nuova strategia, 66% short, ok, e 33% delayed 2 weeks long. Ah, perché utilizzi la liquidità che dopo 2 settimane ti sblocca lo short farm per andare a coprire del tutto lo short. Vero? Vero, vero. Molto bene. Ti scopri per 2 settimane però. Ma infatti quelle strategie lì, secondo me, sono estremamente valide, anche il semplice borrow più copertura long diretta.
per quegli asset meno volatili. Cioè, se tu vai a prendere GameStop, per dire, c'è un bel rischio di liquidazione perché è una stock volatile. Se tu vai a prendere, che ne so, QQQ, vai a prendere Standard & Poor's, vai a prendere Google, quelle stocks non particolarmente volatili, tu puoi tranquillamente borrowarle senza troppo rischio di liquidazione, perché ricorda che tu hai come collaterale IUST che si apprezza. Se anche la stock fa un più 20% in un anno, anche il tuo IUST lo fa, quindi sei coperto in maniera abbastanza pulita. E poi, che altro ti volevo dire? Ah, un'altra cosa banalissima che si può fare è un long farm ignorante, tra virgolette, dove vai a dar liquidità long, sei long sulla stock e in più farmi. C'è un po' di impermanent loss, ma alla fine ti va a impattare molto molto poco. Cioè, come esporsi long a Google farmando? Prendi UST, li depositi su Anchor, rendita del 20% a UST. IUST lo tieni lì e non lo so se lo puoi usare anche come collaterale, no, secondo me in quel caso lì no. Stavo pensando, no, lì lo puoi shortare e basta. Eh no, allora niente, UST più lo stock, però... No, no, perché se no c'è la componente short. No, stavo pensando a voce alta di usare gli IUST per prendere lo stock e poi farmare long, però quella è la solita strategia neutrale. Niente, come non detto, non vi voglio confondere troppo. Hai visto che è uscito l'exchange di VeChain? Allora, ho letto qualcosa, però non è ancora uscito ufficiale, o sì? Sto cercando una posizione short su time frame 4 ore sul grafico Doge USDT perché ho visto un cup and handle al contrario. Allora andiamo a vedere Doge, solo perché è uno short, altrimenti non lo guarderei. No, scherzo. Allora, Doge USDT, attenzione a shortare Doge, perché se Elon Musk twitta lo short, lo sai dove va a finire. Però insomma, vediamo, 4 ore cup and handle al contrario, sarà questo? Una specie, tac, cioè questa è la tazza e la maniglia, ci può stare al lower low però, scatta, cioè al momento c'è un low, scusa che vado a ingrandirlo un attimo così si vede meglio, al momento abbiamo un low qua a 20 cent, il precedente low, e c'è anche un pool di domanda sotto, quindi sinceramente io, vabbè, sì, si può aspettare la chiusura, anche perché al di là del cup and handle, banalmente, qua c'è tutto veramente un lower highs, lower lows, quindi si può anche andare a cercare la liquidità qua per poi shortare, cioè ci sono mille modi per shortare, come citando il titolo di un famoso programma televisivo. E l'unica cosa, attenzione agli eventi esogeni come i tweet di Elon Musk, perché tu puoi trovare lo short più bello, più pulito lato grafico, poi ti tweeta quel pazzo furioso là, ti fa liquidare instant proprio, quindi attenzione a quello. Hai letto di Q-Starter? Se sì, pensi avrà successo? Q-Starter cosa ha a che fare con KuCoin? Andiamo a vedere Q-Starter, vediamolo. Q-Starter, sì, Launchpad on KuCoin, sulla KuCoin Chain, lì come si chiama, sì, ho visto, e hanno fatto la loro versione delle IFO sostanzialmente, e fanno i lanci di nuovi token, così c'hanno anche loro le loro shitcoin, detto in parole povere. Io la vedo un po' così. Tra l'altro, la cosa che mi continua a stupire, cioè io l'altro giorno sono andato ancora a vedere su CoinMarketCap le hottest cryptocurrencies, dov'è che te lo fa vedere? Vediamo. E rimango sempre basito vedendo che Spotlight, oh no, non mi ricordo neanche più, eccolo qua, trending, vedendo che, cioè, ci sono sempre un botto di shitcoin trending, cioè, ma perché anche adesso, ma come possiamo fare? Io quando vedo ste cose qua, cioè la metà shitcoin causing dogecoin, ma che cos'è questa? Che cos'è? SafeMoon ormai ha un posto fisso, Flocky Shiba, Mini Doge, ma cioè, come si fa a pensare che può finire il bear market guardando una cosa del... Io sono veramente basito,
Cioè, guardate voi, eccolo qua, Kawakami Finance. Vabbè, lasciamo stare perché è veramente una cosa che non riesco nemmeno a commentare. Vabbè. Poi ETH ci farà godere, secondo me sì, sul lungo termine. Anche se adesso il grafico non è dei migliori di ETH. Il grafico di ETH l'ho commentato proprio oggi su Telegram, vi consiglio tra l'altro di farci un saltino su Telegram, c'è il mio canale gratuito dove condivido sempre news e cose varie, cose belle, e vedete, tac, tac, lower highs purtroppo, e l'ultimo risale proprio pochi giorni fa, questo qua, tac. E quindi non benissimo, perché tra l'altro vedete lower high engulfing bearish subito dopo, che ha fatto anche qui un bel toppino, e adesso giù a cercare il low. Dove sarà il low? Se il low sarà sopra, allora abbiamo adirezionalità, teoricamente ci possiamo ancora salvare, possiamo fare ad esempio, se il low fosse qua, facciamo una cosa di questo tipo, papam, e poi vediamo se c'è ancora quest'ultima speranza, validata solo in caso di higher high, niente di preventivo. Se invece facciamo un equal low, purtroppo 1, 2, 3, abbiamo una sorta di triangolo ribassista, facciamo un lower low, si continua con la tendenza, no, decrescente che c'è in essere. Quindi Ethereum, cioè, ci vuole un po' di pazienza, cioè non bisogna farsi prendere dalla FOMO, questo è un periodo ragazzi in cui non, cioè, è una noia, non ci sono dei costrutti da tradare, delle situazioni di long interessanti, non, a parte rarissimi casi, più unici che rari, come Axie, come Luna ultimamente che mi sta piacendo abbastanza, ma... Cioè, a parte veramente quei rari casi lì, non, di setup interessanti sulle alt non se ne vedono. Vediamo Luna, a tal proposito. Vedete, aveva fatto questo bottom qui, locale. Ha fatto un breakout e retest da manuale. E al momento, guardate, sta aggredendo quest'altro low. Quindi se adesso qui andiamo a fare un'altra leg up, abbiamo fatto il recupero di questo livello qua, 23.700 sat. E potrebbe essere una scusa poi per andare a operare all'interno di questo range, quindi sul range low verso il range high, chiaro? Questa è un po' la situazione che sto cercando, e qui sì che c'è un setup long volendo da seguire, ma sul resto cioè ancora molto forzato, o ci sono dei costrutti laterali dove non c'è direzionalità e quindi non c'è trend per il momento, oppure addirittura degli storni, andare a cercare di prendere dei long durante gli storni c'è un po' di rischio di prendere una batosta, ecco, quindi io preferisco aspettare, avere pazienza e quel che sarà sarà, anche perché ripeto, siamo in una fase in cui Bitcoin è estremamente sul filo del rasoio, cioè guardatelo anche lui, si percepisce il sudore, abbiamo la volatilità e i volumi ai minimi storici, bassissimi. Andiamo a vedere lo spot a tal proposito, come si sta comportando daily, tac, lo spot anche lui prosciugatissimo, e allora i nostri volumi in accumulazione, vedete, erano qua, cioè questa è una prima accumulazione, questa non è stata, non c'ha avuto tutti questi volumi da definire l'accumulazione, sono in calo anche loro, e quindi, cioè, è una situazione in cui si fa un po' fatica, non c'è quella chiara direzionalità, e quindi anche andare a prendere posizioni in questo contesto diventa un rischio abbastanza importante. Quindi non lo so, io come al solito gli scenari che seguo, che cerco, soprattutto lo scenario che vorrei vedere è questo, cioè di andare a riprendere, riattaccare un attimino lì, perché altrimenti se andiamo a fare un altro dump immediato, senza un minimo di storno, insomma su un time frame un po' più ampio inizia a diventare bruttina come cosa, perché diventa una distribuzione in piena regola, tac tac e via che si va giù. E quindi purtroppo abbastanza male, andavo a aspettarlo qua per il mio bello short di copertura, ma sembra non aver tanta voglia. Il settimanale della scorsa settimana non l'abbiamo neanche chiuso malaccio, perché come potete vedere abbiamo quasi, perché è quasi, tenuto botta qua sopra al nostro 34,6, tac, questo vedete, così l'abbiamo chiuso appena appena sotto con
Lo sweep, vedete, dei low della settimana scorsa, ma assorbito, quindi non era brutta la candela, solo che se adesso gli andiamo a fare un follow up di offerta, vabbè, tutta questa parte si vanifica, perché ce l'andiamo a mangiare, andiamo a bucarla come un coltello nel burro. Quindi vediamo, questa settimana sarà abbastanza importante da questo punto di vista, perché guardate, questo potrebbe essere un bearish retest, nel caso bearish ovviamente, nel caso negativo, e poi andare a targettare, a puntare ai 31.000 e dintorni. Se invece si mostra altra domanda e ritorniamo su, è un altro, è un'ipotesi in più che va a rafforzare la possibilità di accumulazione. Cioè sono sempre questi due i possibili scenari. Beh, spero che vi sia piaciuto questo mix, no? Grafici, non grafici. Io adesso torno alle vostre domande. Buona fortuna, ne ho bisogno. Ah, no. Dio ti benedica. Risposta: ne ho bisogno visto che oggi sto giocando con il nuovo Iron. Dio ti benedica, amico mio, davvero, buona fortuna. Dunque, oltre alla programmazione, che competenze conviene apprendere per lavorare nel settore? Guarda, dipende da che area ti piace, cioè c'è il marketing, c'è il business development, la community, poi appunto c'è la parte più tecnica dello sviluppo, poi c'è la parte di compliance, cioè c'è veramente tutto ciò che è inerente alla finanza, alla tecnologia e un po' quello che è l'internet, quindi il marketing, il digital e quant'altro. Fatti un po' di gavetta nelle varie startup che alla fine tutte quante cercano, vedo. Poi, da quando vedo i tuoi video su YouTube sono tempestato da pubblicità di trader ridicoli e corsi di seduzione. Mi sa che i corsi di seduzione non è colpa mia, però, amico mio. Io non lo so che cosa vai a vedere su YouTube, ma io credo di non aver mai parlato di niente del genere, anche perché non credo ci sia niente di meno efficace per conquistare una ragazza che farle vedere un grafico o un pool di liquidità o un farm. Ti immagini, primo appuntamento? Sai, però ti volevo far vedere sta cosa, cioè c'è Iron Finance che ha tornato 1000% di APY, figo, eh? Cioè, ti immagini, ci sta proprio 100%, molto bello. Poi, vabbè, torniamo seri. Ciao Luca, hai mai usato Bybit? Se sì, che ne pensi? L'ho usato Bybit e ho un'opinione estremamente positiva. Mi sono trovato sempre, sempre bene e quindi mi sento di consigliarlo. L'ho fatto e è andata bene, assolutamente, ottimo, bene, gli hai fatto vedere il pool giusto allora, secondo me, perché se gli facevi vedere Iron, mi sa che poi ti chiamava e diceva, sai, mi sto risentendo con il mio vecchio ragazzo, eccetera. Ciao Luca, ho trasformato i miei ETH in STETH e messi su Curve. Il variare del mio average USD balance è dovuto al variare di valore di Ethereum? Esattamente, proprio così, proprio così, proprio così. Se poi la vedo interessata, la sposo, ti immagini? La ragazza perfetta che magari ti risponde, no, ma hai visto, guarda che io sto farmando nell'altro, e lì è amore a prima vista, immaginatevi una cosa del genere, non so se potrebbe mai capitare, ma... Poi, puoi far vedere come si fa Fibonacci su Binance? Ma fallo su TradingView come tutti i cristiani, dai! Miglior modo di mettere a rendita BNB al di fuori di Binance. Allora, ci sono i pool su PancakeSwap che non sono affatto male, BNB Cake che non sono neanche tanto volatili, è vero, sei esposto a Cake, però i pool con USDC io sono diventato poco fan, sai, di quelli, perché c'è un po' di impermanent loss e in bear market non sono proprio il massimo. Altrimenti, dunque, andiamo a darci un'occhiatina. Anche sullo stesso Rabbit, cos'era, il 20 e qualcosa per cento su BNB nel Vault, mi pareva 20, ah no, 16, niente, come non detto, avevo letto 20, magari è cambiato qualcosa. Altrimenti fammi vedere Alpaca, che anche lui ce l'aveva il farm su BNB, un attimo solo che ci arriviamo. Land chiaramente anche qua per evitare di andare in leva, BNB 12%, sono abbastanza allineati, ve l'ho detto. E dunque di altro, avete idee?
cosa suggerireste? Perché su Venus mi pare che non ci sia niente di godurioso. Bifi, vediamo se offre qualcosa di interessante. Chiedo anche a voi, come sempre, se avete qualche consiglio da dare. BSC, datelo pure, ben venga, opla. Allora, Belt, ma no, direi di no, 18%, a Venus non dà quasi più niente. Vediamo, facciamo una bella ricerca. Dunque, piattaforma, no. Token, BNB. Ci sono i pool. Shiba BNB. Sudo freddo solo a vederlo. No, direi che quello è un po' lo standard, oserei dire. E altrimenti piuttosto i pool Cake BNB con, vedete, un APY interessante. Cake non è neanche malaccio e al limite ci si copre ogni tanto uscendo un po' in stablecoin o mettendo il pool, che c'è il pool dove tu metti Cake e ti danno le stablecoin. Quello è ciò che mi viene in mente. E pa, ottimo. A che ore è? 52 minuti, quasi ora di salutarci. Oggi mi perdonerete se non ho fatto un'analisi. Oh, mamma mia, che succede qua? Sta dampando. Mi è saltato un alert. Mi è scattato un alert, ma non è successo niente di particolare. No, dicevo, se non stiamo a fare la classica analisi iper mega approfondita, anche perché gli scenari sono sempre quelli. L'unica cosa a cui c'è da fare attenzione adesso è la reazione con questo attacco che sta avvenendo. Cioè abbiamo fatto l'high, adesso dobbiamo andare a vedere dove facciamo il low. Se riuscissimo a farlo più in alto non sarebbe male. In particolare a me piacerebbe vedere una shadow che va a pescare qui e che poi va a chiudere qua sopra. Dai, un bel shadow con sweep quindi di questa zona e poi un higher low. Dai, fammi questa cosa Bitcoin, mi fai veramente veramente felice. Amici, questo è quanto per oggi direi. Io non... APY 30%? Cos'è? Ah, O3. Cake con O3. E O3 c'è quella cosa che poi per sbloccare... Cioè c'è uno step in più, perché O3 poi per sbloccare le reward bisogna andare a dare liquidità e c'è quello step in più, ecco, da tenere in considerazione. Però anche quello è vero, non è male come possibilità. E benissimo. Stavo guardando le ultimissime domande direttamente da Trust Wallet, cosa? Va bene. Ok. Benissimo. Sul giornaliere è un engulfing bearish? È abbastanza, se chiude così sì, perché ingolfa quella di ieri, di fatto. È una candela che si mangia la candela di ieri, quindi è abbastanza bearish. Io vi ringrazio comunque di... come si fa a comprare BET direttamente da Binance? Io vedo la coppia BET ETH, esatto. Tu vai e devi avere ETH e da ETH compri BET. Ed è meglio che mettere in staking ETH direttamente, perché se tu metti in staking ETH è 1-1 come rapporto, mentre se tu con ETH vai a comprare BET ne hai di più, ok? Quindi tu da Binance semplicemente, adesso andiamolo a vedere anche così giusto in chiusura, Binance, c'è proprio il mercato trading, puoi fare anche base direi, dovrebbe esserci anche lì. E qua vedi BET ETH 0,97, quindi tu con un ETH hai 1,03 sarà circa, poco meno, BET, e su quei BET ottieni la rendita, non è che non sono, cioè non ti generano interesse, quindi conviene, non c'è ombra di dubbio. Ed è anche come avere una sorta di long sul lungo termine, un future long sul lungo termine su ETH, perché poi quando ti arriva a scadenza, cioè con Ethereum 2.0, ti varrà 1. Quindi hai ben un 3% in più di valore incorporato. Amici, con questo vi saluto per davvero, vi ringrazio di nuovo di avermi seguito, grazie come al solito a tutti coloro che si sono abbonati, che con Amazon Prime, vi ricordo, potete fare gratuitamente, per me è una piccola donazione e io vi ringrazio di cuore perché insomma è comunque un bel gesto da parte vostra. Io continuerò a prescindere da tutto, a fornirvi il massimo del valore
a titolo totalmente gratuito, anzi arriverà anche di più, vedrete, sempre di più. L'obiettivo è quello proprio di cercare di diffondere la conoscenza anche approfondita, non solo delle basi e dell'ABC, tant'è che vi ho fatto anche il pippozzo di 40 minuti su terra, secondo me quello, dai, vi è piaciuto, dite la verità. Allora, bene, detto questo, noi ci vediamo mercoledì prossimo e basta. Io adesso vado a recuperare il sonno perduto e forza Italia ancora, complimenti a tutta la squadra e basta, e complimenti a voi che mi avete seguito fino alla fine. Ragazzi, alla prossima, buona serata.